Sindaco, quello di oggi è sicuramente un giorno importante per la collettività del Comune di Lipari. Dopo oltre un trentennio, il piano di fabbricazione va in cantina e diventa praticamente esecutivo il piano regolatore generale. È un momento di immensa, grande, grandissima soddisfazione ed il fatto che abbia potuto, così come naturalmente tanti anni fa cominciai a lavorare sul piano regolatore generale, oggi ho potuto dare questa notizia alla comunità liparese, cosa che mi riempie di grande soddisfazione. Da questo momento il piano regolatore generale è lo strumento che governa il comune di Lipari e quindi tutte quante le sei isole. Devo ringraziare il gruppo di maggioranza che indubbiamente tutti i consiglieri comunali che hanno dato una mano notevole per il raggiungimento di questo risultato, gli uffici tecnici, l'architetto De Vita e Geometra Sud, ma tutti quanti gli altri dell'urbanistica che si sono certamente impegnati. Il consigliere Guarino che è stato di grande collaborazione, così come non posso dimenticare nemmeno la figura di Aldo Martello. Ritengo che tutti quanti nel tempo, anche i vecchi amministratori, ognuno di loro chiaramente ha fatto la sua parte, ma anche l'ultimo periodo più duro, quando molti disperavano che questo strumento potesse andare naturalmente in porto, oggi è grande la soddisfazione per aver raggiunto questo risultato. Riteniamo che avere un piano regolatore generale significhi anche dare ordine al settore dell'edilizia e dell'urbanistica, dare certezze, dare nuove opportunità di sviluppo per l'imprenditoria, ma soprattutto per i nostri giovani, dare loro l'opportunità di sapere dove poter creare le case, di guardare con attenzione ai discorsi dell'edilizia economica e popolare o agevolata, di guardare con grande attenzione ad un futuro più sereno per la nostra comunità eoliana. Sindaco, praticamente spieghiamo, da oggi in poi tutti i progetti fanno capo al piano regolatore generale, anche se questo poi dovrà essere promulgato con decreto dalla Regione, no? Perfetto, come dice lei, naturalmente prima deve andare al voto del CRU, cosa che potrà avvenire tra poco, poi sarà restituita al Comune di Lipari per eventuali osservazioni da fare entro i 30 giorni e poi naturalmente avrà 270 giorni per il decreto. Che è un fatto certamente importante che venga decretato, ma ormai la macchina è partita. In questo momento, così come è previsto dalla legge, naturalmente il piano regolatore, generale ha la sua efficacia. E quindi noi abbiamo naturalmente tenuto conto che la scadenza per decorrenza dei termini fosse una giusta opportunità per questo comune e l'abbiamo messa immediatamente in moto. Quindi ritengo che oggi i cittadini eoliani debbano conservare questa data come una data storica. Lei ha ricordato che è un trentennio, oltre un trentennio con il piano di fabbricazione. Un pensiero va a tutti coloro, amministratori, che negli anni si sono impegnati in maniera serena e tranquilla. Noi oggi raccogliamo questa soddisfazione, ma devo dire che io con due amministrazioni e la bellezza chiaramente di 9 anni e prima quando cominciai con la prima amministrazione 89-92, già da allora cominciammo e ancora prima, quindi a riprova che chiaramente chi con costanza si impegna su un progetto riesce a portarlo a compimento, questo grazie anche alla possibilità che ho avuto e quindi un riconoscimento a tutta la comunità eoliana che mi ha consentito di poter prolungare il mio mandato e quindi poter avere gli elementi per raggiungere questo obiettivo. Non ci fermiamo, abbiamo anche altri grandi obiettivi da raggiungere e anche questi porteremo a compimento prima della conclusione del mandato. Un ringraziamento a tutti gli assessori della Giunta, in particolare all'assessore Famà, che naturalmente anche egli sull'argomento si è speso moltissimo. Sindaco, domanda tecnica prima di concludere. Lei ha avuto poco fa un colloquio con il professore Gangemi. Restano fuori, in via cautelativa da quello che abbiamo capito, al di fuori dell'applicazione del piano regolatore generale, le aree oggetto di osservazione. Certo, sia quelle che sono state le osservazioni, per prudenza si ritiene di dover aspettare appunto chiaramente quello che è il pensiero del CRU e quindi la decretazione per un fatto di prudenza naturale, così naturalmente come in atto per quello che riguarda il discorso delle zone acquifere dei 150 metri dal mare, si applica quello che è previsto dal piano regolatore generale, ma è naturale che su questi argomenti un minimo di prudenza non guasta mai.